Allora, parto dal primo, AD293, punteggio 94,99, e descrivo le motivazioni. Il progetto prevede una disposizione delle corte di fabbrica intorno a una corte centrale aperta, in modo da consentire l'utilizzo in maniera fluida ed efficiente di tutti gli spazi della funzione scolastica e garantire disposizioni e orientamento ottimali per le differenti attività. Il progetto propone un efficace sistema di spazi aperti, strettamente connessi al ricostruito, con articolazione volumetrica a funzione e funzionale su via Carlo Amalfi, tipica della piazza quale luogo di relazione della comunità. La scelta progettuale colloca il corpo di maggiore estensione ai margini del lotto, il parallelo al rilevato della ferrovia, ad accompagnare la linearità della stessa. Il limitato impatto paesaggistico degli altri punti di vista panoramici è favorito dalla realizzazione di due soli piani fuorilegge. Le soluzioni proposte affrontano le attuali problematiche connesse al traffico urbano, riorganizzando i flussi in relazione a tutti gli assi viari circostanti i lotti di intervento. Ottima la qualità architettonica e adeguate le soluzioni impiantistiche e tecnologiche proposte in relazione all'obiettivo di efficienza energetica. Il progetto ha particolarmente curato tutti gli aspetti che riguardano la piena fruibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche di ogni spazio e servizio offerto dalla struttura. Secondo classificato,